La quotidiana, signori e signori, a voi la pasticcera, applauso. Che mare, che poi Dio luce in questa casa. Tutto il giorno a lavare, a stirare, a scopare. E qua. Tonino! Non c'ho da aprire io. Tonino! E c'è? Vieni qua, stoccati le gambe. Vieni qua, stoccati le gambe. Aspetta che bene. C'è un macello. Tutte cose a terra, tutte cose. Ti assopolino, assieme. Tonino, c'è la casa che sta andando a rotoli. A rotoli. C'è il frigorifero che non funziona. Sì. Lo puoi aggiustare tu, Tonino? No. Come? Mi pare che sia il mio frigorifista. Che sì? Frigorifista. Frigorifista. Oh. Comunque, c'è il muro che sta cadendo a pezzi, guarda, lo puoi aggiustare tu! Ma perché? A te ti risulta che io sono un muratore? No, tu non sei un muratore, ragione hai. Buono. Ma quantomeno c'è l'auto, basta, lo puoi aggiustare! Qua, la tua? La mia! Scusa, l'auto è certo la pensare io. Che tu, certo, ma sei un meccanico! Cerca di aggiustare, non sei meccanico! No, no. Tu manco meccanico, sei solo una rinienchia pure. Cosa? No, dico una rinienchia proprio. No, non capito. Almeno c'è il nostro figlio che si deve andare a prendere a scuola. Lo puoi andare a prendere tu? Nostro figlio. Nostro figlio. Che faccio? Il tassista? No. Faccio il tassista? Tu non c'ho la macchia col scritto di sopra taxi. Certo. C'ho la macchina bianca. Certo, tu non fai il tassista. No. Ma comunque, sì, c'è almeno, quantomeno, una cosa semplice. Il rubinetto che cola. Sì. Lo puoi aggiustare. Ma cosa cola? No, cola una. Solo una. Lo puoi aggiustare quantomeno tu. E perché io faccio l'idraulico? Tu non fai l'idraulico. No. Tu non si fa niente, bro. No. No, dicevo l'altro volta. No, mi sembrava. Che? Dove stai andando? Io me ne sto andando al bar con i amici. Al bar con gli amici. Da dire? No, fai pure, fai pure. Poi ne vediamo. Ciao, restiste da persino. Ciao. Ora, è normale che io c'ho un macello a casa e lui se ne va al bar con gli amici, senta. Sto cornuto. No, non ce la faccio più, mi deve credere. Era marrone, mi deve credere. Per quanto ci voglio bene, veramente, mi deve credere. Io non ce la faccio più, io e mio marito non ci troviamo più. Non ci troviamo più proprio. Tu sei un puecco. Tu sei un puecco perché mi tagli i cuoci. Già sei lì. Non ci troviamo più perché non facciamo più all'amore. Comunque bene là. Questi due erano al mercatino. Allora l'ultima misura 40, ma vediamo. No, le cosce. Ah, le cosce. Non ci troviamo più. Non facciamo più all'amore. Figurati che l'altra volta ho trovato mio marito seduto nel divano, tutto nudo, con il giornale davanti. E ci faccio. Tonino, ma che ci fai col giornale lì davanti? Teresa, ma non sai che il giornale è una cosa tanta, ma non deve essere tanta. Ai, gli abili, mi deve credere, signor Lei, mi deve credere. Niente, figuriamoci, l'ho provate tutte, l'ho provate. Figuriamoci, ho messo pure il Viagra, nella pastina. Due gliene ho messe. A pastina, diventò pennetta. Minchia, però a un certo punto lui viene da me e... Teresa, amore, ti voglio stuprare. Che affare? Ti voglio violentare. Minchia, ma tu vuoi? Finalmente, dopo 6 mesi, mi sono spogliata tutta! Ci sono saltata di sopra e comincio a lanzare. Mi dovete credere, ancora dopo 3 mesi non ho capito se a farlo vomitare. Pum, Viagra, o in manura. Ai, 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 ai. E niente, siamo una coppia scoppiata. Proprio lui va sempre al bar e io sempre a casa, sempre a casa. Ma ora ho tutto, ora lo frego. Ora ci faccio vedere io. No.
no, 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 no. Ma chi è? Sta nel sistemato. Ah, chi è che sta là? Tere! Tere? Chi vuoi? Vieni qua. E che ti conosce? Ma! C'è perché urli, c'è la vita. Che sei un tascio, Maria. Ciao. Sempre un bardascio sei. Che sono? Se ti sei ricampato dal bar. Sì, troppo bello. Ah, vero. Noti niente di strano. Sei fino e mezza. Noti niente di strano. Sì, ho notato. Tutto bello di semalto, non boss. Sì. Da. Sì. Da. Ma non sono stata io. No? No. E che è stato? Il nostro vicino, quello tutto muscoloso, biondo. Biondo. Quel ragazzo carino. Con gli occhi azzurri. Sì, sì, carino. Ah, carino. Non è gay. Sì, non è gay, fidati. È gaio. Fidati che non è gay, come sei gay. E mi ha aiutato. Sì, lo sai, Tonino, che ha voluto un euro. Un euro? No, ma conta di più. No, niente, proprio come niente. E com'è? Perché praticamente mi fa, signora, o me la dà, o mi fa una torta. Me la dà che? Me la dà o mi fa una torta? Me la dà? Sì. Siccome tu sei una brava donna, ti hai fatto la torta. Ma mica ho fatto la pasticcera io, te! Buongiorno! Sì, era questa espressione.